Domenica 29 maggio 2011, siamo a Grosseto in prossimità di Piazza Dante. Associazione di Idee organizza in città il secondo presidio di stimolo sulla riflessione dello sfruttamento degli animali degli allevamenti. Questa è un'iniziativa in ambito della campagna internazionale per l'abolizione della carne. Noi ci opponiamo all'idea dell'utilizzo di animali come merce, buttati negli allevamenti, uccisi nei mattatoi e nei macelli quotidianamente, e intendiamo promuovere attraverso queste azioni di denuncia e di informazione una cultura di rispetto verso di loro e una diffusione di stili di vita e di alimentazione alternativi. Di fatto proponiamo un'alimentazione vegana come risposta al problema dell'uccisione di milioni di animali per farne del cibo, al problema dell'impatto ambientale che gli allevamenti intensivi e la cultura di dominio che l'uomo impone agli altri esseri viventi e all'ambiente, all'impatto, dicevo, che questa esercita sul pianeta, quindi sulla qualità della vita di tutti noi. Oggi, come nell'occasione precedente, proponiamo alla città una mostra fotografica che espone in maniera grafica e con brevi descrizioni le condizioni di vita e di morte degli animali negli allevamenti. L'associazione di Idee si è distinta a Grosseto negli ultimi mesi nell'organizzazione di eventi di questo tipo. Nonostante oggi sia una giornata estiva molto calda, giornata delle elezioni, di ballottaggio per le elezioni amministrative, abbiamo deciso di venire comunque in piazza per dare continuità ad un discorso avviato nel gennaio scorso, quando abbiamo organizzato la prima giornata di presidio. Sono le 3 del pomeriggio, la piazza è praticamente vuota. Stamani c'è stato un po' di movimento e di interesse intorno alla nostra struttura, al nostro gazebo, anche perché quella di oggi era la giornata delle comunioni, delle cresime cattoliche, non so quale. Quindi questo piazzale era gremito di ragazzini con queste tuniche bianche che avevano appena svolto il proprio sacramento della cresima o della comunione con i loro familiari. Quindi diciamo che siamo stati una presenza abbastanza insolita nell'ambito appunto di questi avvenimenti familiari che si sono svolti qui in Piazza Dante. Questo è il corso cittadino, assolutamente deserto. Crediamo che più tardi ci sarà la possibilità di indirizzare tutti coloro che decideranno di scendere in centro.
con il nostro materiale informativo. Oltre alla mostra fotografica abbiamo dei video, dei pieghevoli informativi, dei libretti nei quali si espone la pratica, come passare da un'alimentazione basata sulla carne e sui derivati animali ad un'alimentazione totalmente fondata su, sul mondo vegetale. Quindi abbiamo gran numero di pieghevoli libri e volantini sul tema. Vediamo come butta più tardi. Per noi è importantissimo essere qui oggi, nonostante il gran caldo e a volte delle scarie di vento davvero minacciose che hanno letteralmente sollevato da terra il nostro gazebo. Ringraziamo gli amici che sono venuti a darci una mano collaborativa oggi, in particolare Fabio, Giacomo, Elisa e Lorenzo e Giovanni. Grazie ragazzi. Quindi per ora chiudo qua, volevo prendere uno shot degli automezzi Rai che sono discesi a Grosseto quest'oggi, probabilmente per seguire gli esiti dei ballottaggi delle elezioni amministrative qui a Grosseto, siamo davanti al comune. Se più tardi c'è l'opportunità di una troupe Rai che gironzola con la telecamera, cercheremo di guadagnarci un po' di visibilità inserendoci nel loro campo visivo con cartelli e con poster relativi alla nostra iniziativa di oggi. Chiudo qui questo primo episodio.